E buongiorno a tutti. Questo video, sinceramente, vorrei dedicarvi a voi, i miei iscritti, ecco. E vi devo dire grazie. Grazie per il supporto che mi dimostrate sempre, ecco. Grazie per i vostri messaggi, grazie di tutto, ecco. Perché dico questo? Perché senza di voi forse avrei anche mollato, sinceramente. Perché mi ricordo ancora quando ho pubblicato il mio primo video e c'erano prime visualizzazioni, no? E dicevo, boh, eppure il video è bruttino, perché era bruttino. Però c'era qualcuno che si era anche iscritto. Mi ha fatto molto piacere, ecco. Non vi ho mai detto come mai ho aperto questo canale qua. Mi ricordo una volta stavo guardando un video, perché io ho la televisione, guardo pochissimo ultimamente, proprio non lo guardo neanche. E mi ricordo, avevo visto un video che c'era una signora che puliva la casa e raccontava la sua storia, ecco. Non so chi sia quella signora lì, sinceramente, non so chi sia. E praticamente la signora raccontava che aveva chiuso il negozio perché, con le tasse che c'è da pagare, sicuramente lo sappiamo tutti, no? Aveva chiuso il negozio e stava facendo le pulizie in casa sua, aveva un canale, c'avevo anche tantissimi iscritti, tra l'altro. Ho detto, beh, se ha fatto la signora, perché non posso fare anch'io, no? Allora mi è venuta quell'idea lì e ho detto, beh, quasi quasi lo faccio anch'io. Ed ecco, mi sono messa a fare il video anch'io, grazie a quella signora lì. Ed ecco già più di un anno che pubblico il video, condivido con voi le mie giornate. E poi sono qua giustamente per non insegnare niente a nessuno, ecco, anche perché tante cose mi avete insegnato voi a me. La prima cosa che ho imparato stando qua, se voi mi seguite da tanto tempo, sapete che nei primi video non parlavo mai, ecco. Perché ero appassionata di quei video, sapete, anche quelli coreani, giapponesi che non parlano, ecco. E mi piacevano tantissimo e volevo creare una cosa del genere, ecco. Solo che è una cosa un po' impossibile, giustamente, o almeno qua in Italia. E allora, come vedete, già da un po' che faccio i video che parlo anche, ecco. Questo ho imparato, anche i vostri consigli, qualcuno anche mi ha fatto cioè qualche commentino, non anche molto educato, però in quel senso, perché tu non parli, no? Ecco, oggi parlo. Qualche anno fa non parlavo, adesso parlo e condivido le mie giornate. Parlando giustamente esce fuori il mio carattere, giustamente. Io sono una persona che mi piace prendermi in giro, io scherzo, rido, anche se nei video che non parlavo sembrava che io sono una musona, ecco. Invece non lo sono. Però sono abbastanza solitaria, ecco, mi piace stare a casa, piuttosto che andare in mezzo ai casini quando ci sono le fiere, tutto quanto. Non mi piace tanto, ecco. A 20 anni mi piaceva, a 40 evito i casini, mi piace andare in luoghi dove c'è meno gente, ecco. Poi un'altra cosa che vi volevo dire è che io non ho mai fatto video di rappresentazione, ecco, mi sembra una cosa un po' assurda, come puoi raccontare di te in un video, no?
cioè, mi dispiace anche per voi, però è come dire che quando conosci una persona gli chiedi tutto, no? Come fai a raccontare tutto in un video? Per me è difficile, ecco. Difficile e poi secondo me è più bello quando uno ti conosce pian pianino, ecco. Sembra una cosa un po' più reale, ecco. Per quelli che possono pensare che YouTube è finto, può essere finto tutto, ecco, può essere finto anche Facebook, anche Instagram, possono essere finte tutte le piattaforme, però purtroppo se uno si dimostra per quello che è, non è finto, ecco. Anzi, anche io so qualcosa anche di voi, ecco. Alcuni di voi, ad esempio, in particolare una non mi scrive più, una persona che mi scriveva sempre, però non riesce più a scrivere, ecco, mi dispiace tantissimo, è come perdere un amico, ecco, anche se è una cosa che sembra surreale, però è così, ecco. Va bene, non voglio raccontare le cose tristi, però se qualcuno va a leggere ogni tanto i messaggi che ci sono sotto, può darsi che ha capito anche questa cosa qua. E va bene, dai. Purtroppo questa è la vita reale, ecco, la vita reale ed è questa. Non è tutto rose fiori, purtroppo. Però in tutte le cose io penso sempre positivo, spero che un giorno mi arriverà un messaggio. E è sempre stato così, ecco, anche le cose, quando succedono anche le cose brutte, no? Però penso sempre che finirà bene, ecco. E penso sempre a positivo, che succederà qualcosa anche se non è sempre così, giustamente, perché quando perdi una persona poi non è più così, ecco, però c'è sempre la speranza, credo. È un'altra cosa che voi non vedete sul video, però io sono una persona, ero una persona abbastanza fredda, ma sto lavorando sopra, ecco, anche su quel lato lì. E cerco di essere molto più, meno fredda, ecco. E un'altra cosa che sto diventando un po' più sensibile ad andare su con l'età, ecco, anche quello è vero. E niente, oggi vi ho parlato tantissimo, comunque qua un video delle pulizie, ragazze, non so se vi siete accorte. Sto pulendo la mia casa. E ieri invece ho passato mezza giornata in cucina, ho cucinato tantissime cose che vi ho lasciato immagine dopo di queste. E niente, spero che il video vi è piaciuto e spero che vi ho fatto la compagnia come voi fate sempre a me. E niente, vi ringrazio un'altra volta. Tutti quanti e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti.